Salvini, forse lui non avendo mai lavorato non ha mai neanche avuto il problema di scioperare, però mi sembra che le ragioni dello sciopero non siano molto chiare, e del resto quando le piazze si riempiono, quelle persone che ci rimettono il salario non scendono in piazza per nulla o per ragioni politiche, scendono in piazza quando vedono che la loro condizione peggiora e che il governo va da un'altra parte. Salvini dovrebbe interrogarsi del fatto che questa manovra non aumenta il salario dei lavoratori, peggiora la precarietà, non interviene sulle pensioni, quota 103 è un'ulteriore presa in giro. Credo che ormai tutti i lavoratori hanno capito che la storia delle quote era una presa in giro, perché siamo passati da quota 100 a quota 103 e alla fine la riforma Fornero non è fatta, anzi siamo in una fase in cui è peggiorata le pensioni. Quindi siccome la gente ha buona memoria, sa anche capire chi è coerente con le cose che dice e chi invece cambia idea ogni minuto. Noi anche quando sono cambiati i governi non abbiamo mai cambiato posizione, e le cose che ci hanno portato a scioperare col governo Draghi sono le stesse che ci hanno portato oggi a scioperare. Vogliamo una riforma fiscale degna di questo nome, vogliamo superare la precarietà, vogliamo un fisco che sia in grado di aumentare i salari e vogliamo una riforma vera della sanità e della scuola, e per questi obiettivi proseguiremo. Noi abbiamo dei tavoli di trattativa, non finisce mica tutto con questa manovra. Anche vorrei ricordare che il provvedimento preso dal governo sull'energia a marzo-aprile è finito, ne debbono fare degli altri. Quindi il problema non è solo nostro, il problema è anche che cosa fa questo governo. E il governo deve decidere se pensa di andare avanti come ha fatto con la finanziaria senza discutere con nessuno, o se invece pensa che per fare le riforme ha bisogno del mondo del lavoro. Dovrà decidere. Per quello che ci riguarda, noi non siamo disponibili a subire riforme che non condividiamo, e siamo disponibili invece a confrontarci per fare quelle riforme di cui i lavoratori e il Paese hanno bisogno.